Carissimi ischitani, per chi non mi conosce, mi chiamo Sandro Florenzo ed insieme ad un gruppo di amici abbiamo deciso di partecipare alle elezioni amministrative di Ischia Porto nel 2027. Per questo stiamo formando un movimento che si chiama Ischia Isola Verde, aperto a tutti, che intende esaltare e proteggere le bellezze naturali dell'isola e combattere ciò che le soffoca. L'isola sta attraversando una profonda crisi turistica, sociale ed economica, perché ha perso quella identità che l'ha resa famosa, e cioè Ischia Isola Verde. Noi intendiamo riprendere questa identità e lo vogliamo fare non con una decrescita, quella che gli ambientalisti chiamano decrescita felice, ma lo vogliamo fare con una crescita felice nel rispetto del ecosistema isolano. La scelta, scusate, della identità di Isola Verde ci darà l'opportunità di riacquistare un prodotto turistico di eccellenza e al passo con i tempi. Non credo ci siano altre isole al mondo con tante ricchezze naturali come le nostre, concentrate in un unico isola. Dobbiamo proteggere ed esaltarle, e le nostre azioni amministrative e imprenditoriali dovranno andare in questa direzione. Ho finito, grazie per avermi ascoltato, potete trovare questo video sulla mia pagina Facebook oppure su quella di Ischia Isola Verde per le elezioni del 2027. Ci vediamo la prossima settimana e grazie ancora. Carissimi ischitani, benvenuti al secondo filmato dell'11 luglio. Nel primo filmato ho raccontato l'intenzione di partecipare alle elezioni di Ischia 2027, della creazione del movimento Isola Verde e dell'identità che vorremmo dare all'isola. In questo filmato, invece, vorrei parlarvi di quanto sia importante avere una identità ben precisa, e vorrei farlo con alcuni esempi. Il ragazzo che sceglie un mestiere o che studi fare sceglie il suo destino, la sua identità lavorativa e sociale. Diventerà idraulico, un professionista, un ragioniere, un imprenditore. Il ragazzo che non sceglierà non avrà un mestiere né identità lavorativa e quindi avrà un futuro incerto, perché la scelta non fatta non guiderà la sua esistenza.
Così un paese che non sceglierà la sua identità sarà un paese che non saprà programmare il suo futuro e le scelte amministrative verranno fatte per bisogni a corto raggio e senza un piano lungimirante. Insomma, senza la scelta di un'identità, una rotta, si rischia di andare alla deriva, un po' come sta succedendo all'isola. Potremmo chiederci perché dobbiamo scegliere l'identità di Isola Verde e non quella di Isola Termale, di Isola Balneare, di Isola del Divertimento, Isola del Gourmet. E io vi rispondo, perché scegliere una di queste sarebbe riduttivo. L'isola può essere tutte queste cose senza escluderne nessuna. E Ischia Isola Verde può contenerne tutte. Ma c'è anche un'altra cosa. Gli isolani devono riscattarsi dall'immagine di abusivi che si sono fatti e che peserà sui nostri giovani che sconteranno ingiustamente le colpe dei padri e dei nonni. Quale miglior riscatto è quello di cambiare registro e diventare un'isola che protegge ed esalta le bellezze naturali? Scusate. Oltretutto, l'identità di Isola Verde sarebbe un brand turistico formidabile e a passo con i tempi, visto che il mondo va verso la protezione ambientale. Adesso vorrei parlarvi di un'altra cosa, e cioè, come movimento non ci poniamo contro le amministrazioni, ma siamo per la condivisione dell'idea di Isola Verde, un'idea che può, se applicata, risollevare l'isola. Quindi, dico agli ischitani, non fate di questa idea una battaglia di fazioni, del tipo, sono per Ferrandino e quindi contro l'idea di Isola Verde, oppure sono per l'Isola Verde e quindi contro Ferrandino. Andate oltre, valutate in coscienza se un'isola verde è il luogo dove vorreste abitare, crescere i vostri figli, trascorrere la vostra esistenza e quella dei vostri cari, amare, divertirsi. E se è un sì, ditelo, discutetene, condividete e soprattutto parlatene con chi vorrete votare. Per noi non è importante per chi voterete. Le dinamiche di voto le conosciamo bene. L'importante è che l'isola diventi un'isola verde. E noi come movimento appoggeremo chiunque andrà in quella direzione. Vi ringrazio. Ci vediamo la prossima volta e buona serata.